Ciao, oggi parliamo del controllo. È facile che tu, facendo parte degli esseri umani, abbia più o meno spiccata il desiderio del controllo della tua vita. Che cos'è il controllo? Il controllo si basa sul desiderio che le cose vadano in un certo modo, quindi all'attaccamento ai risultati che tu vuoi produrre nella tua vita. Se tu pensi che alcune cose siano bene per te, allora vorrai che quelle cose facciano parte della tua vita, che non cambino se le hai già realizzate o se fanno già parte del tuo cammino. Quindi questo ti induce facilmente a voler controllare la situazione. Il problema è che, come ti ho magari già detto varie volte, se hai ascoltato i miei video, le mie dirette o sei venuto a qualche seminario, noi non possiamo intanto sapere qual è il nostro bene supremo, perché noi abbiamo un pensiero connesso al fatto che noi crediamo che la nostra vita vada bene nel momento in cui ci sentiamo al sicuro, in cui le cose vanno, in un certo modo, in cui c'è semplicemente solo armonia. Ma la vita non è questo. Infatti, molte volte accadono delle situazioni che possono portare un grande scompiglio. Queste situazioni possono completamente cambiare i tuoi piani, addirittura annientarli, distruggerli, sconvolgerli. Ma sei proprio sicuro che questi eventi non siano delle benedizioni? Ebbene sì, perché magari tu hai programmato un viaggio, hai programmato di fare certe cose e a un certo punto, zac! Arriva qualcosa nella tua vita che ti costringe a cambiare i tuoi piani. Magari perdi un volo, magari avvengono delle circostanze che ti portano a trasformare quello che tu pensavi di dover vivere. E questo come lo giustifichiamo? Beh, ci sono tanti aspetti. Io quello che ti posso dire è questo, che tutto quello che arriva nella tua vita arriva come una benedizione, anche se a volte è molto mascherato, perché a volte arriva come un evento catastrofico, un evento che ti porta a scompiglio, ti porta a disordine, ti porta ad arrabbiarti perché tu volevi andare in una certa direzione. Ma tu tieni conto che le grandi benedizioni arrivano proprio in situazioni inaspettate. Magari tu pensavi di dover partire per le vacanze, accade qualcosa, un imprevisto, e tu ti trovi tutto da un'altra parte, dove magari potresti incontrare il partner o la partner della tua vita, dove magari potresti incontrare un'occasione che aspettavi da tanto tempo, oppure potresti avere l'occasione per fare un balzo in avanti nella tua crescita. Quindi quello che ti suggerisco è proprio questo. È quello di aprirti a queste benedizioni che possono arrivare nella tua vita e ricordati che il fatto che tu desideri andare in una certa direzione, stare in un certo modo, non è detto che sia completamente congruente con i piani della tua anima. Quindi, certo, fai dei piani per la tua vita, ma poi permetti alla tua anima e alla vita stessa di sorprenderti nei più svariati modi. Un abbraccio di luce e al prossimo video. Ciao! Se il video ti è piaciuto, lascia un commento e metti un mi piace. E se non sei ancora iscritto al gruppo Facebook Divine Connection, iscriviti, così non ti perderai nessuno dei contenuti. Un abbraccio di luce.